Era il 12 aprile del 1961, 61 anni fa appunto, e quel giorno per la prima volta un uomo andò nello spazio. È passato molto tempo da allora e tutto è cambiato e non sempre per il meglio. Spazio è la Stazione Spaziale Internazionale, ma anche le future missioni verso la Luna. Sono stati presi come punti di riferimento, come tentativi tra Ucraina e Russia. È imminente la partenza di un nostro astronauta. Ci siamo, è questione di pochi giorni, la data ancora non ve la posso dire essenzialmente per ragioni scaramantiche, ma manca pochissimo. Samantha Cristoforetti andrà nello spazio, Stazione Spaziale Internazionale, dove resterà un periodo lungo. Con Andrea Bettini. Stavolta tornerà nello spazio quasi 5 mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale, forse chissà anche effettuando una passeggiata spaziale. È il traguardo dopo un lungo addestramento. Tornerà ad ammirare la Terra dall'alto e a fluttuare con la consapevolezza di una veterana. Avrà la responsabilità di guidare le attività e da lassù tornerà ad essere un punto di riferimento e un esempio per le nuove generazioni, per ispirare qualche futuro astronauta. Noi siamo collegati con Mario Cosmo, scientifico spaziale italiana, benvenuto. Dunque, scientifici, facciamo innanzitutto il punto di questo aspetto. La stazione spaziale offre in questo momento, offre in generale, quindi l'assenza le radiazioni, il cibo, per cui viaggi interplanetari, lunghi viaggi interplanetari. Ecco, ma perché è necessario andare fuori dalla Terra per fare questi esperimenti? Perché non li si possono fare qui? Non c'è gravità dove c'è microgravità, come dicono, come si dice. Sì, la chiamano microgravità. Perché? E perché sulla Terra c'è la gravità delle situazioni in orbita e soprattutto gli effetti della microgravità o dell'assenza di essa. L'evoluzione darwiniana è gravità. Vaffanculo, vai. Tipo viaggio interplanetario, evoluzione dell'homo spaziale, diciamo. Allora, fermiamoci per qualche secondo per andare proprio a sentire Samantha Cristoforetti, che naturalmente è già in America. Sentiamo questo piccolo contributo. Per mandare avanti le operazioni della stazione spaziale. Siamo amici e siamo colleghi che hanno la responsabilità di portare avanti una missione, scienziati, no? Questo è il nostro compito congiunto, è lo spirito con cui portiamo avanti e continueremo a portare avanti questa missione. Ben sapendo e non dimenticando come la stazione spaziale sia stata, sia e debba continuare a essere un simbolo di cooperazione pacifica. Professor Cosmo, Samantha Cristoforetti, la Stazione Spaziale Internazionale, simbolo di scienza, simbolo di collaborazione tra persone di differenti paesi. È così, naturalmente. Assolutamente sì, ed è un esempio esemplare, se mi permettete. La scienza d'alto livello e
la stazione spaziale, questo stupendo laboratorio che deve continuare questa fantastica avventura. La scienza non ha confini, e così continuerà. Samantha Cristoforetti, dunque, forse lei ce lo può chiarire, così ci avviamo alla conclusione. Cioè, ma ci può dare dei numeri? In che senso? Questo è uno dei lavori più belli del mondo. Non esiste orario, quindi collaborazione, amicizia. Pizzo! L'Italia è in grado di fare sistema. Ci lasciamo col presente, che è quello fra pochissimi giorni della partenza di Samantha Cristoforetti, e poi il futuro. Giorgio Saccoccia, a che cosa può servire la missione di Samantha Cristoforetti? Detto per inciso, la seguiremo naturalmente in diretta. Saremo sempre con lei qui sugli schermi di Rai News. Madonna ragazzi, da scaldargli la faccia a schiaffi. L'ultimo servizio, poi pubblicità e telegiornale. Astronauti sulla stazione spaziale è proprio sinonimo di esplorazione spaziale, e l'esplorazione spaziale è un... Ma che cazzo vuoi? Proprio levati da coglioni! Spaziali italiane. La spaziale italiana è ovviamente la presenza in orbita terrestre, per noi è il nuovo ritorno alla Luna. E... Madonna! Madonna ragazzi, ma come cazzo si fa? Ma mi spieghi cosa si è fatto qui in capo? Un cazzo c'ha il testo! Ovviamente l'Italia vuole e giocherà un ruolo importantissimo. Lizzo! Bestia, mostro, suino! Madonna! Portare avanti questa missione, ben sapendo e non dimenticando come la stazione spaziale sia stata, sia e debba continuare a essere un simbolo di cooperazione pacifica.